stata chiesta questa sera certezza e concretezza, le risposte sono arrivate, come i 210 milioni di euro per i primi tratti della Fanno Grosseto, che fanno poi da sponda ai 300 milioni del lato Toscana. Sì, il completamento della quadrilatero, l'investimento sul potenziamento della rete ferroviaria. Quello che il Ministro ci ha detto è che le risorse, i progetti che vengono affermati dal Governo oggi sono finanziati dentro un programma di carattere strategico che quindi poi continuerà a sostenere quelle che vengono riconosciute come direttrici di carattere nazionale. La Regione Marche ha numerose esigenze, alcune sono in corsa, molte di queste attese da tanti anni e lo scetticismo è facile a venire. La concretezza, il modo di lavorare del Ministro ci ha trasmesso invece questa idea di risorse certe oggi che continuano secondo una programmazione che è un po' quello che è mancato nel nostro paese negli ultimi anni, quindi le risposte che ci attendevamo. Anche sul fronte del trasporto pubblico locale, non più spesa storica ma spesa efficiente. Noi spesa efficiente va bene, noi avremo bisogno di un punto di partenza più avanzato, questo forse un po' la differenza rispetto al ragionamento del Ministro, ovvero molto bene spostare la spesa non dalla storia ma dall'efficienza, insomma, dell'uso di queste risorse, però il nostro punto di partenza è talmente basso che rischiamo che su criteri oggettivi poi possiamo fare difficoltà. Avremmo anche bisogno di poter partire un po' più allineati con gli altri e poi sfidarci sulla capacità di spendere bene le risorse dove siamo, secondo me, capaci e in grado di soddisfare quei parametri, quelle richieste che il Ministro ha fatto. Bonus sisma, un'altra conferma da parte del Ministro a questo punto. Credo che qua non facciamo fatica a capire l'importanza del bonus sisma, si parla soprattutto a quelli che non sono stati colpiti dal sisma e vogliono avere una casa antisismica, è un'occasione unica, si tratta spesso di piccoli interventi, più piccoli di quelli che immaginiamo, ma che danno in termini di qualità di risposta sismica un'elevazione dei parametri molto importante. Si tratta di informarsi, andare al proprio tecnico, capire il costo, vedere se in 5 anni uno riesce a scaricarlo dalla propria denuncia dei redditi e avere molte più case in sicurezza, perché sappiamo di essere dentro una regione che al 90% è sismicamente importante, tolta insomma la zona di San Benedetto che è su una classe inferiore, il resto è in area 1 e in area 2, e guardare queste cose significa domani, insomma, nel momento in cui dovesse capitare qualcosa, poter avere la garanzia della sicurezza che il proprio edificio rimane protetto. Quindi l'invito che ha fatto il Ministro è guardare uno strumento prezioso che oggi visto con poca attenzione, ma penso che nelle Marche lo guardiamo con un occhio diverso, essendo dentro quello che è stato l'ultimo grande evento sismico nazionale.